Io sono uno sviluppatore software, ho un'esperienza ventennale quasi in tutto lo stack di sviluppo, front-end, back-end, e al momento, negli ultimi 3 anni, sono un software engineer dedicato principalmente a front-end. All'Open Source Day presenterò un talk sulla mia esperienza da sviluppatore ormai non più giovanissimo e come la mia esperienza mi porta ad essere ancora uno sviluppatore, diciamo, utile e up to date nel mio settore. Io ho un'esperienza, come dicevo prima, quasi ventennale. Ho cominciato in una piccola web agency, poi sono passato al mondo della consulenza, ho lavorato su diversi progetti importanti per aziende importanti, giusto per nominarne qualcuna, eBay, Pirelli, e ad un certo punto sono passato dalla consulenza ad essere proprio dipendente di eBay. Sono stato 8 anni in questa multinazionale, ho coperto un po' tutto lo stack software, front-end e back-end, e dopo 8 anni di esperienza in eBay sono passato in subito.it e oggi sono in Sysdig. I consigli possono essere tanti, ma mi sento di citarne un paio. Il primo è avere sempre fame, e con fame intendo fame di imparare, fame di conoscere, fame di parlare, fame di condividere, e la condivisione è importante soprattutto anche nel mondo dell'open source. Il secondo consiglio che mi sento di dare è il non avere paura, e con non avere paura intendo non avere paura di fare domande, anche quelle più scomode, non avere paura di interagire con le persone che già fanno questo lavoro da tanti anni, e soprattutto non avere paura di sbagliare. Sbagliare è parte del lavoro e sbagliare aiuta a crescere. Lavoro presso Tate, che è una utility company che vende contratti di luce e gas e altri servizi nel mondo dell'energia, in particolare energia verde. La particolarità di Tate è che è una società che è altamente tecnologica e è stata, quando è nata nel 2017, era credo la prima e unica utility company esclusivamente digitale. In Tate abbiamo tutta una serie di prodotti digitali che vanno dall'app ai vari siti per la vendita dei nostri prodotti. Lavorare in un ambiente molto giovane e di persone molto preparate ha 2 grandi vantaggi per me. Il primo è che tende a mantenermi più giovane, tende a invecchiare più lentamente, mettiamola così. Anzi, scherzando, dico sempre che mi hanno riregalato 10 anni di vita. Almeno al momento attuale la richiesta di persone che si occupano di sviluppo software è sempre altissima. È vero che da una parte è una fortissima spinta per l'utilizzo di strumenti e per lo sviluppo di applicazioni attraverso quello che viene chiamato il no-code, ok? Per cui la barriera d'ingresso per arrivare a fare un prodotto digitale si sta abbassando sempre di più. Però io quelle cose lì non la vedo come un ostacolo per uno sviluppatore, anzi, cioè democratizzare il livello di entrata per sviluppare prodotti digitali per me è solo un bene. Le persone capaci saranno capaci di utilizzare anche tutte queste tecnologie per aumentare le loro capacità lavorative e la loro qualità del lavoro. In questo momento io non vedo, cioè non credo che da qui a 10 anni ci siano problemi da un punto di vista di trovare lavoro o avere lavoro o creare. Diciamo che si sta liberando la capacità di creazione delle persone.